Eccoci al parco. Siamo arrivati. Evviva! Mamma, perché le foglie sono tutte rosse e gialle? Perché è arrivato l'autunno, Peppa. In autunno fa un po' più freddo e le foglie cambiano colore. Si è alzato un po' di vento. Facciamo un gioco per tenerci al caldo. Tocca a me. Oh, ma non doveva andare da quella parte. Il vento sta portando via la palla. Guardate, è caduta nello stagno. Proverò a prenderla con questo bastoncino. Allungati ancora un po', papà. Mi raccomando, fa attenzione. Non preoccuparti, vedi, ci sono quasi. Papà, l'acqua dello stagno è fredda. Sì, solo un pochino. Il vento ha spinto la palla fuori dall'acqua. Evviva, è uscita! Bene, siamo molto fortunati. Il vento è sempre più forte. Tenetevi stretti i cappelli. Oh no, il vento ha fatto volare il cappello di George. Non preoccuparti, adesso papà Pig te lo riporta. Corri, papà! Guardate, è finito sull'albero. Allora mi arrampicherò per prenderlo. Io penso che l'albero sia troppo sottile per reggere il tuo peso. È vero, ma come facciamo a tirare giù il cappello? Semplice, basterà scuotere il tronco in questo modo. Forse dovrei scuoterlo un po' più forte. Attenzione, per favore! Oggi faremo una bella gita in montagna. Evviva! Avete portato tutti il pranzo al sacco? Sì, Madame Gazzella! Madame Gazzella, possiamo mangiare adesso il nostro pranzo? Peppa, mangeremo tutti insieme quando saremo in montagna. Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela! Anch'io, ma la mia è verde! Scambiamocele! Ok! Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo! Peppa mi ha detto di scambiarci le mele! Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic! Sì, Madame Gazzella! L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus! So che ce la puoi fare! Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole! Ehu! Yodole! Ehu! Yodole! Yodolei! 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 Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne! Oh! Salve a tutti! Rebecca! Vuoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa! Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi! A più tardi, papino! Entrati! Qui non ci sono scale, ma gallerie! Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza! Wow! Hai un letto, una finestra
finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi! Ma certo! Mi piace la tua casa! Vorrei tanto essere un coniglio! Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgia ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi! Squeak, squeak! Ben fatto, Peppa Coniglio e Giorgio Coniglio. A Peppa piace essere un coniglio. A Giorgio piace essere un coniglio. I conigli mangiano le carote. Deliziosa. Miam, 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 miam. Deliziosa. Bia. A Giorgio non piacciono le carote. Non le darà nemmeno un morso. Pazienza, più carote per noi. Rebecca, che cos'altro fanno i conigli? I conigli amano saltare. Andiamo fuori a saltare insieme! Saltiamo! A Rebecca piace saltare. Siete dei conigli bravissimi. Bambini, venite a tavola! È assolutamente impossibile! Non voglio ritornare a pattinare mai più! Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami! Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No. George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ma è davvero facile! Adesso posso farlo anche da sola, mammina! Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ben fatto, Peppa! Guardatemi! Sto pattinando! Peppa se la cava molto bene! Già, sono un'ottima insegnante! Rallenta, Peppa! O sbatterai contro qualcuno! Non preoccuparti, mammina! Sono una bravissima pattinatrice! Oh, dove sono i freni? Oh, perbacco! Ho dimenticato di dire a Peppa come si frena! Oh, oh! Ah! Non riesco a fermarmi! Attenzione! Wow! Mamma Pig ti ha insegnato a pattinare, però io ti ho fatto vedere come si cade! Sì! Sono diventata la campionessa della caduta! George, vuoi provare a pattinare sul ghiaccio? No! Dai, vieni con me! È divertente! Ti insegno io! Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta! Non riusciremo mai più a trovarla! Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papà Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Ah, eccolo. Papà Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Beh, dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papà Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo Nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, Nonno Pig. Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Oh, certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. È Nonno Pig! Nonno Pig!
Buongiorno a tutti! Mi è giunta voce che avete bisogno di una tosatura. L'erba è cresciuta troppo per il mio tosaerba. Nessun problema, la mia Betsy la taglierà in un batter d'occhio. Il tuo trattore si chiama Betsy? Sì, questo è il suo nome. Ciao Betsy! Guardate, sta per uscire fuori! Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucù? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucù! E tu non l'hai visto! Ma non preoccuparti, vedrai il cucù alla sua prossima uscita! Ma devi aspettare, perché esce soltanto una volta ogni ora! È noioso aspettare! Dai, George, andiamo fuori a correre! George non vuole andare fuori a correre. Preferisce aspettare il cucù. Sono quasi le 10. George sta aspettando ormai da quasi un'ora. Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George! Grrr! Grrr! Dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucù. Oh, non preoccuparti, George. Va pure a giocare in giardino. Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucù. Prendilo, George! Sono quasi le 11. Peppa! George! È ora di vedere il cucù! Sbrigati, George! O perderai il cucù un'altra volta! Oh! George sta correndo più veloce che mai. George, l'hai visto il cucù? Cucù, cucù! Cucù! A Peppa e George piace imitare il cucù. Cucù! Cucù! Ciao, Peppa. Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottore elefante. Brava! Dunque, chi è il primo? Inizio io perché sono una bambina grande. Stai a guardare, George. Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah! Ancora di più. Ah! Bene, diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala! George, ora tocca a te! No! George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro, mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde! Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George! E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io! Così va meglio! Ho finito! I tuoi dentini sono forti e sani, George! Sono belli come i miei, dottore elefante! Sì! Oh! Dove si è nascosto il cielo? Non preoccuparti, Peppa, è soltanto nebbia! Cos'è la nebbia? La nebbia è una nuvola che sta in terra invece che in cielo! La nebbia è davvero molto fitta! Non riesco a vedere niente! Forse dovremmo ritornare a casa! Sì, andremo al parco giochi in un altro giorno! Oh.
La nebbia è così fitta che non si vede il parco giochi. Peppa e George devono rientrare a casa. Dunque, qual è la strada di casa? Ci siamo persi, Papa Pig. Non ti preoccupare, so esattamente dove ci troviamo. Da questa parte... Oh. Chi ha messo qua l'albero? Papa Pig è andato a sbattere contro l'albero. Tutto a posto, Papa Pig? Sì, cara, sto bene. Da questa parte... Papa Pig, tu sai dove stiamo andando? Certo, naturalmente. Mi sa che non riusciremo mai più a trovare la nostra casa. Sono sicuro che ce la faremo. Siamo nel nostro giardino. Oh, ci sono le anatre. Salve, signora anatra. Ha forse smarrito il suo stagno? Anche noi ci siamo persi. Noi non ci siamo persi. So esattamente dove ci troviamo. A presto, anatre! Mi auguro di trovare lo stagno! Oh! Oh! Papa Pig ha trovato lo stagno delle anatre. Che fortuna! Sì, un vero colpo di fortuna! Papino, la signora anatra ti ringrazia. Non c'è di che, signora anatra! E ora troviamo la nostra casa. Sono sicuro che sia per di qua. Sono venuta a prendere le vostre cose per la grande svendita. Ecco qua. Grazie. Senta, le interessa questa poltrona? Oh, quale generosità. Arrivederci. Arrivederci. Mamma, hai dato via la vecchia poltrona di papà! Shh, non dirglielo, sennò se ne accorgerà. È arrivato il giorno della grande svendita. Ciao! Salve, signora Coniglio! Peppa, che ne dici di questa poltrona? Lo so, è vecchia, ma la puoi fare a pezzi e accendere il fuoco nel camino. È una poltrona antica! Davvero? Il mio papà dice che vale tantissimi soldi. Non l'avrei mai detto. Vorrà dire che aumenterà il prezzo. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, Peppa. Tu che cosa hai donato, Susie? La mia maglietta da infermiera. Io un palloncino con il pappagallo. E io questa scimmia di pezza. Oh, mi mancherà la mia scatola sorpresa. Posso comprare la scatola sorpresa, per favore? Io invece vorrei la maglietta da infermiera. Il palloncino con il pappagallo è mio. Mamma, mamma, guarda cosa abbiamo comprato. Ma sono i vostri vecchi giocattoli. Ci mancavano tanto. Ragazzi, guardate cosa ho comprato. È una vera poltrona antica. Oh, Papa Pig, quella poltrona non è antica. Sì che lo è. Me l'ha detto la signora Coniglio. Starà bene con la mia vecchia poltrona. Ovvio, Papino, perché quella è... Shh, Peppa! È proprio la tua vecchia poltrona! Cosa? Ma la signora Coniglio me l'ha appena fatta pagare un sacco di soldi! Meravigliose notizie per tutti! Siamo riusciti a raccogliere il denaro necessario per il nuovo tetto dell'asilo! Evviva! Grazie, signor Pig! È stato un piacere! Molto bravo, George! Ma prova a non schizzare così tanto, per favore! Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Coniglio. Buongiorno, Rebecca! Buongiorno a tutti! Richard, appoggiati a questa tavoletta. Potrai esercitarti a sbattere le gambe. George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare. I bambini grandi non schizzano. Noi siamo molto bravi a nuotare. Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi. Non è vero, Rebecca? Sì. Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mamma!
dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Via! Ecco l'annaffiatoio! Ottimo lavoro, Peppa Pig! Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Peppa! George! È l'ora del bagno! Papà, mamma! Abbiamo trovato la pozzanghera di fango più grande del mondo! Ah, certo, si vede! Veloci, dentro la vasca! Oh, per favore, non possiamo giocare ancora qualche minuto? No! Dovete andare a lavarvi! E ora tu e George avrete un po' di sonno! No, papà! Non abbiamo per niente voglia di andare già a dormire! Peppa e George non ne avranno ancora voglia, ma io sì! Anche io! Prima di dormire, Peppa e George fanno il bagno. Peppa adora gli schizzi. Anche George adora gli schizzi. Si divertono un sacco dentro la vasca. Dai, adesso basta, bambini! Su, vi asciughiamo e vi mettiamo il pigiama! Oh, non possiamo stare nella vasca ancora per un po' di tempo, per favore? Il momento del bagno è finito! Ora filate a lavarvi i denti! Prima di dormire, Peppa e George si lavano i denti! Bene, adesso sono puliti! Andate a dormire! Oh! Secondo me è meglio spazzolarli ancora un pochino. Se andate a letto, Peppa Pig vi leggerà un bel racconto. Evviva! Peppa e George adorano i racconti. Quando Peppa va a dormire, porta sempre con sé il suo orsetto Teddy. Anche George, quando va a dormire, porta sempre con sé il suo dinosauro. E adesso avete un po' di sonno, bambini? No, papà. Vogliamo che tu legga un sacco di racconti. No, dovete sceglierne uno soltanto. Quale libro preferite? Il libro della scimmietta rossa. Va bene, mi leggerò il racconto della scimmietta rossa. La vincitrice della gara è Rebecca Coniglio. Evviva! Grazie mille. Avrei senz'altro vinto se non mi avessi distratto, Susie. Calma, Peppa. Ricordati, l'importante non è vincere, ma partecipare. Sì, papino. Ora passiamo al salto in lungo. George e Richard devono saltare il più lontano possibile. George, prendi una bella rincorsa e poi salta più lontano che puoi. George, pronto? Partenza, via! George ha saltato il più lontano possibile. E adesso tocca a Richard Coniglio. Se Richard non prende la rincorsa, non riuscirà a saltare lontano. Richard Coniglio, pronto? Partenza, via! Il vincitore è Richard Coniglio. Evviva! George, ricordati, l'importante non è vincere, ma partecipare. La prossima gara è la staffetta. Ciascun bambino deve scegliere un genitore con cui correre. Peppa, scegli me, scegli me! Ma, papino, tu non sai correre veloce. Quando ero un piccolo maialino vincevo sempre. Adesso hai una pancia enorme. Però posso ancora toccarmi i piedi. Quasi. D'accordo, papà. Ma devi correre davvero molto veloce. Le mamme e i papà faranno la prima parte di gara. Poi passeranno il testimone ai bambini. Mamme e papà, pronti? Partenza, via!
Veloce, papà! Giorgia ha trovato gli occhiali di Pedro. Oh! Che tontolone! Ecco, tieni. Grazie. Pedro, come mai tu porti gli occhiali? Perché devo. È quello che mi ha detto l'ottico. E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico. Lui controlla se le persone vedono bene. Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista. Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì, fammi un esame della vista. Ok. Interessante. Chiudi un occhio e poi dimmi cosa vedi. Riesco a vedere George. Ora chiudi tutti e due gli occhi. Adesso non riesco a vedere niente. Non riesci a vedere. Davvero molto interessante. Mi sa che devi mettere gli occhiali. Oh, sul serio? Sì. Pedro, andiamo a casa. Ciao, Pedro. Hey. Ciao, ciao. Mammina, devo mettere gli occhiali. Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista. Devo mettere gli occhiali. Sono sicura che ci vedi benissimo. No, mamma. Perché quando chiudo tutti e due gli occhi, non riesco a vedere niente. Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi. Oh. Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali. Il suo papà è un ottico. Va bene, Peppa. Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista. Andiamoci subito! George, vuoi fare anche tu l'esame della vista? No. È una moneta! Wow! Magari si tratta del tesoro di un pirata. Andiamo alla ricerca di altre cose da raccogliere, viva? Bella idea! E poi le metteremo dentro al secchiello di George. Chissà quale sorpresa ci aspetta dentro questa pozza. Io qua non vedo niente di speciale, nonno Pig. Ricordati che c'è sempre qualcosa, Peppa. Controlla meglio. Oh, adesso lo vedo anch'io. Certo, c'è un bel granchio. Il granchio ha pizzicato il dito di nonno Pig. Oh! Ah! Sei un granchio davvero monello. Guarda, George, il granchio cammina andando di lato. George fa finta di essere un granchio. Anche Peppa ci vuole provare. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Pizzica, pizzica, pizzica. Aiuto, qua ci sono due grossi granchi rosa che mi vogliono pizzicare. Pizzica, pizzica, pizzica. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Sciò, granchietti monelli. Perché non tornate nelle vostre pozze? Sì. Andiamo a vedere se ci sono altre pozze. Peppa, che cosa hai trovato? È una conchiglia. Prova a sentire il suono del mare. Il suono del mare? Se si avvicina una conchiglia all'orecchio, si sente il rumore delle onde. Wow! Sono riuscita a sentirlo! Mi piace un sacco la mia conchiglia! George, perché non ne cerchi una anche tu? Conchiglia! Quella non è una conchiglia! Oh! Buongiorno, signor Toro! Buongiorno a tutti quanti! Devo andare! Ho dell'immondizia che mi aspetta! Ciao! Ciao! Il signor Toro ha svuotato il bidone della spazzatura. Molto bene, ora ritiriamo le tazze della colazione. Possiamo aiutarti, mamma? Ma certo, tesoro. Allora butto questa bottiglia vuota nel bidone. Peppa, non lì. E perché? Non buttare le bottiglie con gli altri rifiuti. Il vetro può essere riciclato. E che cosa vuol dire? Le cose che non si possono riutilizzare si devono buttare tutte insieme in questo bidone.
ma per quelle cose che possono essere riutilizzate si deve fare la raccolta differenziata. Nella scatola rossa si mettono i giornali, in quella azzurra i barattoli di latta e in quella verde le bottiglie. Peppa, la bottiglia che hai in mano, in quale scatola deve essere messa? In quella verde! Bravissima! È divertente! E ora tocca a te, George. Puoi trovarmi un giornale per la scatola rossa? George vuole riciclare il giornale di Papà Pig. Mi dispiace, ma questo non ho ancora finito di leggerlo, George. Te lo darò fra un minuto. E va bene. Prendilo pure, ecco. I giornali si devono mettere nella scatola rossa. Bene, ora che abbiamo raccolto abbastanza cose, possiamo portarle al centro di riciclaggio. Evviva! Andiamo! Mamma Pig porta le bottiglie, Peppa i barattoli di latta e George i giornali. Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Allora partiamo! Oggi faremo un gioco molto più bello. Peppa ha portato la sua barchetta. Anche George ha portato la sua barchetta. Prima dobbiamo darle la carica, George. La barca di George ha un meccanismo a molla. Coraggio, forza! Metti subito la barca in acqua, altrimenti si scaricherà. George adora la sua barchetta. Mamma, dai la carica anche alla mia? La tua non ha bisogno della carica, Peppa. Quella di Peppa è una barca a vela. È il vento che la fa muovere. Non mi piace la mia barchetta. È ferma e non fa un bel niente. Il problema è che non c'è un filo di vento. Forse ha bisogno di un aiutino. Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà. Evviva! Andava velocissima! Peppa adora la sua barca a vela. Sta arrivando un'amica, Susie Pecora. Ciao, che fate? Ciao, Susie. Stiamo giocando con le nostre barchette. Io ho portato il motoscafo. Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susie si muove grazie alle pile. Oh! È davvero una bella barca. Scusi, signora Anatra. Arriva Danny Cane insieme a suo nonno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Danny. Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato. Oh! Acci picchia, è davvero splendido. Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore. Basta spingere questa levetta. Wow! Che fantastico battello! Ecco Rebecca Coniglio con il suo fratellino, Richard Coniglio. Ciao, amici! Ciao! Posso salire anch'io sulla giostra? Ma certo, salta su! Ci faccia girare a tutta velocità! Anche Richard vuole andare sulla giostra. Oh, ma se sale anche Richard, non potremo andare veloci come andavamo poco fa. Lui può andare a giocare con George. Richard, ti andrebbe di giocare con George? No. George ha un dinosauro proprio come il tuo. Dai, andiamo a vederlo. Richard ha la stessa età di George. Richard vuole vedere il dinosauro di George. Wow, dinosauro! George, Richard può giocare con il tuo dinosauro? No. Richard e George può giocare con il tuo? No. George e Richard non vogliono condividere i loro giocattoli. George, sarà molto più divertente se giocate insieme. Sei stato davvero molto gentile, George. Dinosauri! George non è contento. Richard, adesso tocca a George tenere i dinosauri. Neanche Richard è contento.
Perché stanno piangendo? Cos'è successo? George e Richard si mettono a piangere ogni volta che giocano insieme. È che sono ancora troppo piccoli per saper giocare. Visto che voi siete già grandi, perché non glielo insegnate? Giusto! Potremmo aiutarli a fare un castello di sabbia. Ottima idea! Andiamo nella sabbiera. George e Richard adorano la sabbia. George, Richard, ascoltate. Vi insegneremo come si fa un castello di sabbia. Ciao, ciao, uccellini! Stiamo andando a fare uno spaventapasseri! Questo è il capanno degli attrezzi di nonno Pig. Qui c'è tutto quello che ci serve per fare uno spaventapasseri. Iniziamo! Ho bisogno di due rami e di un po' di spago. Li cercheremo noi! Peppa ha trovato dei rami e George ha trovato dello spago. Ottimo! Adesso legherò questi rami insieme ed ecco il corpo. Nonna Pig ha trovato della paglia e un vecchio sacco. Perfetto! Metterò la paglia dentro al sacco in modo da formare la testa. Adesso allo spaventapasseri servono dei vestiti. Qui dentro ci sono degli abiti vecchi. George ha trovato un vestito. Non va bene, George. Il signor spaventapasseri non vorrà indossare un vestito. Peppa ha trovato un cappotto. Sei stata brava, Peppa. George ha trovato un cappello. Bel lavoro, George. Questo spaventapasseri non ha la faccia. Hai proprio ragione. Potreste pensarci voi a disegnarla, vi andrebbe? Sì, che bello! George disegna gli occhi e il naso. Peppa disegna la bocca. Fantastico! Lo spaventapasseri è pronto! Urrà! Gli uccelli stanno di nuovo mangiando i semi di nonno Pig. Guardate, gli uccelli sono tornati! Non preoccuparti, Peppa. Lo spaventapasseri li farà volare via tutti. Ha funzionato! Gli uccelli hanno paura dello spaventapasseri! Urrà! Ottimo! Ora i miei semi non verranno più mangiati da nessuno. Oh, nonno Pig! Gli uccelli adesso sembrano molto tristi. Già, probabilmente hanno fame. Madame Gazzella, scusi, ma nel futuro come si vivrà? Dimmi, tu come te lo immagini? Secondo me nel futuro abiterò sulla luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao. Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao, gente del futuro! Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte! E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali! Un video stupendo! È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene. Se non mi sbaglio, dovrebbe trovarsi da queste parti. Luccica, luccica.
Luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta, seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti, chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella polare! Noi marinai la usiamo per riuscire a trovare la giusta rotta. Papà l'ha usata per riuscire ad arrivare fin qua. Ci sono altre cose interessanti in cielo? Certo! Quello è un pianeta, si chiama Saturno. Wow! Questo è l'ufficio dove lavora Papà Pig. Sei pronto? Qui è il signor Coniglio. Posso parlare con il mio papà, per favore? C'è una telefonata per lei, sembra importante. Pronto? Qui è Papà Pig che parla. Tantissimi auguri, papà! Buon compleanno! Ti ringrazio, Peppa. Torna presto oggi, capito? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Auguri di buon compleanno, Papà Pig! Grazie molte. Per il compleanno di papà dobbiamo fare ancora una cosa. Sì, dobbiamo preparare la sorpresa. Shh, George, ricordatelo, è un segreto. Peppa e George hanno dei secchi d'acqua. Mamma Pig ha dei palloncini. Che cosa sarà la sorpresa per Papà Pig? Veloci! Papà Pig è rientrato dal lavoro. Tanti auguri, buon compleanno! Oh, grazie di cuore, ragazzi. Wow, quante candeline avete messo? È perché tu sei davvero molto, molto vecchio, papà. Devi spegnere tutte le candeline in una volta sola. Oh, oh, allora farò del mio meglio. Ed ecco il tuo regalo di compleanno. Grazie, tesoro. Dei nuovi stivali, fantastico. Proviamoli subito. Peppa, George e Mamma Pig indossano i loro stivali. Papà Pig indossa gli stivali nuovi. Papà Pig ha trovato una pozzanghera. Quello è Danny Cane e c'è suo nonno con lui. Anche Danny e nonno Cane sono rimasti bloccati. Ciao, Peppa! Buongiorno, Peppa! Noi siamo stati invitati a pranzo a casa dei miei nonni, ma faremo tardi come sempre. Hai visto? È già l'una in punto e sono in ritardo. Fanno così ogni volta. Le tue patate sono pronte? Hanno bisogno di cuocere ancora per un po'. Pronto, con chi parlo? Ciao, sono Papà Pig. Siamo rimasti bloccati nel traffico. Non preoccuparti, siamo in alto mare anche noi. Nonno ha esagerato un pochino con le patate, vi aspettiamo.
Poveri cari, a quanto pare sono bloccati. Così avrò il tempo di andare a raccogliere un altro po' di patate nell'orto. Non cambi mai, eh? Stiamo andando troppo lentamente. Non ci arriveremo più dai nonni di questo passo. Peppa ha ragione, proviamo a cambiare strada. Ma cara, qui non ce ne sono segnate altre. Conosco una scorciatoia. Ciao ciao, ci vediamo! Noi prenderemo una scorciatoia! Ci vediamo, Peppa! Buona fortuna! Mamma Pig ha cambiato strada per evitare la coda, ma è una scorciatoia molto accidentata. È divertente! Sei sicura di quello che fai? Fidati di me! Ciao, Anatre! Stiamo prendendo una scorciatoia! Guarda, ecco la strada principale! Fantastico, brava, Mamma Pig! Ma come? Siamo ritornati allo stesso punto! Ciao! Bentornati! Accipicchia, a quanto pare la scorciatoia non è servita a molto. Qui parla nonno cane. Aiuto! La nostra macchina si è rotta. Danny, presto, dobbiamo andare ad aiutarli. Che bello! Pronto intervento! Pronto intervento! Guardate, sono arrivati Danny e nonno cane. Evviva! Nonno cane sa tutto sulle macchine. È così grave? No, è soltanto finita la benzina. Cosa possiamo fare? Il mio distributore è pieno zeppo di benzina. Vi traino col carro attrezzi. Nonno cane prende a rimorchio l'automobile di Peppa. Nonno cane riempie il serbatoio di benzina. Mille grazie, nonno cane. Sono arrivate Susie e la signora Pecora in auto. Ciao, Peppa! Ciao, Susie! Abbiamo finito la benzina e siamo stati salvati da Danny e nonno cane. Wow! Che avventura, Peppa! Ciao, a più tardi! A più tardi! Oh no! Non c'è più aria! La gomma è a terra! Chissà se nonno cane salverà anche noi. Lo spero tanto! Qui parla nonno cane. Sì, capisco. Non c'è problema, signora Pecora. Arrivo subito. Pronto intervento! Posso venire con voi? Sali a bordo, Peppa! Pronto intervento! Pronto intervento! Ciao, Susie! Siamo venuti a salvarvi! Evviva! Nonno cane gonfia d'aria la gomma dell'auto. La ringrazio, nonno cane. E vive lì dentro? Certo, quella è la sua casa. Guarda, sta uscendo di nuovo. Buongiorno, signora Lumaca. Senti, nonno, c'è anche un letto nella casa della signora lumaca. Oh, no, non c'è. Se io fossi una lumaca, avrei un letto, avrei un tavolo, avrei una sedia, avrei un frigorifero e anche il televisore. Nonno, che cosa mangiano le lumache? Ecco, mangiano soprattutto le mie verdure. Ehi, smettila, bricconcella. Senti, nonno, Giorgio e io vogliamo giocare ad essere delle lumache. Usate questi cestini come se fossero i vostri gusci. Fatto! Anche voi ora sembrate due lumachine bricconcelle. E adesso ci metteremo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Oh, state lontani dalle mie belle verdurine, piccoli birbanti. E quando nonno Pig inizia a brontolare, ci nascondiamo nelle nostre casette. Sono arrivati gli amici di Peppa. Buongiorno, nonno Pig. Buongiorno, Susie. Per caso siete venuti a giocare con Peppa e con George? Sì. Beh, non ho idea di dove siano finiti. Sono rimasto solo con queste due lumache, vedete?
Stavamo facendo finta di essere lumache. Possiamo giocare anche noi? Non credo di avere abbastanza cestini per tutti quanti. Però potreste far finta di essere una cosa molto interessante che abbiamo in cortile. Una carota. Rebecca Coniglio adora le carote. Wow! Un pianoforte! Sto prendendo delle lezioni. Ascoltate. Se la cerca di brillare. Posso suonare io? Anch'io! Se la cerca di brillare, che non voglio al buio star. Shh! Che cos'è tutto questo baccano? Così papà zebra non può dormire. Forza, infilatevi nei sacchi a pelo. Adesso che cosa facciamo? Uno spuntino di mezzanotte. Si fa ad ogni pigiama party che si rispetti. Che cos'è uno spuntino di mezzanotte? È quando si mangia di notte, però si fa in segreto. Allora andiamo tutte in cucina, ma dobbiamo stare attenti a non fare rumore. Susie! Peppa! Silenzio! Mamma zebra si è svegliata. Questo sarà uno spuntino segretissimo, non lo saprà mai nessuno. Cosa combinate? Sveglierete papà zebra. C'è una di voi che vuole raccontare una bella storia per addormentarsi? Io! Anche io! Cominciamo da me. Tanto, tanto tempo fa viveva una fatina molto piccola. Ora tocca a te, Peppa. E abitava nella foresta. Era bella ed elegante. E aveva anche una bacchetta magica. Molto bene. È il tuo turno, Emily. Racconta come continua la storia. Io non so che cosa dire. Una cosa qualsiasi, è facile. Però non deve essere una noia. Come volete. A un tratto la piccola fata incontra un enorme mostro che faceva... Che paura! Cos'è tutto questo rumore?